Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come boostare al meglio gli FPS su Apex Legends. Ovviamente non è che faremo solamente questo cambiamento sulle impostazioni grafiche di video, nel senso che possiamo abbassare la qualità e dettagli modello e tutte le ombre e tutte le luci. Faremo anche una modifica sul pannello di controllo di Nvidia. Invece per quelli che hanno AMD bisogna scaricare il pannello AMD Radeon e lì potete fare tutto. Quindi ragazzi, come avete visto il pavimento com'è lucido? Visto che riflesso? È perché il filtro texture, anisotropico, troppo alto, soprattutto anche sulla luce. Qualità occlusione ambientale è molto alta e sulla qualità dei tagli ombre è molto molto alta, quindi l'ho disattivata e adesso faccio 122-130 fps, quindi da 57 sono passato a 130 fps in un attimo, perché certe volte questo gioco quando lo avvio succede un casino, lo avvio e si ripristinano così le impostazioni grafiche. Così facendo, in basso a destra aprite questo pannello di controllo di Nvidia. Qui ragazzi faremo direttamente un'altra cosa, quindi aggiungiamo un programma, quindi questo programma è Apex Legends. Andiamo un attimo nella cartella di Apex, eccolo qui, Apex DirectX 12, ma a noi ci serve il primo, questo qua, sì, questo qua. Una volta aggiunto dobbiamo fare tantissime modifiche, ma non vi preoccupate, ci sono anche moltissimi consigli che ci può dare Nvidia. Ad esempio, se vedete quel logo di Nvidia, cliccate su tutte le impostazioni grafiche e quel logo di Nvidia. Quindi quello che ci interessa a noi è la proiezione dei fotogrammi. Io metto su attivato e lo metto al massimo, quindi quanti fps riesco a fare su Apex Legends. Un'altra cosa anche sulla qualità, metto tutto quello che mi consiglia Nvidia e lo imposto. Una volta fatto io metto applica e applico tutte le impostazioni grafiche sul gioco. Non mi resta che fare un piccolo test su Apex Legends prendendo così un'arma, colpendo un po' i bersagli per vedere un po' come reagisce agli spari, alla luce, tutti questi luci epilettici e soprattutto anche al movimento dell'arma che sto mostrando. Gli FPS rimangono sempre quelli, non scende più. Il problema è sempre la qualità di Apex Legends per il fatto della luce, delle ombre, tutte cose che veramente non ci interessano. Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto, gli FPS come aumentarli e questo è il metodo. E mi raccomando, smanettateci anche un po' sopra sul pannello di Nvidia per capire un po' quali sono le impostazioni adatte. Come potete vedere qui sulla modalità V-Sync è disattivato e io continuo a fare 165 FPS perché ho settato al meglio anche il pannello di Nvidia. Quindi mettete tutto basso. State certi che qualche 50-60 fps in più ve lo darà. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.